Se un giorno la mia condizione di vita cambierà, non voglio che il mio nome e la mia faccia rimangano associati per sempre a questa situazione. Proprio per questo, per evitare difficoltà in future occasioni professionali, il musicista francese di 21 anni, diplomato e con il sogno di lavorare nel mondo del turismo, lo chiameremo Namor, un nome fittizio, e non mostreremo il suo volto. Ci sta aspettando in una notte fredda e piovosa nella sala d'attesa della ferrovia di Tortona, dove sopravvive da qualche tempo. Della sua vita fino ai 19 anni non vuole parlare, la gioventù, la famiglia, la Francia sono un buco nero. Ma cosa ha portato un ragazzo giovane, intelligente e bello nonostante l'aspetto trasandato a fare il vagabondo? Magari ci sono delle origini più profonde, ti dico di cosa non voglio parlare. Ma praticamente se sono qua oggi in Italia e in questa situazione è perché prima ero in Svizzera e che ho dovuto andare via per legge. E che quindi sono arrivato in Italia senza soldi. Sapevo arrivando qua che la mia vita sarebbe, almeno all'inizio, difficile. Che dormirei magari per strada e che mangerei nelle mense sociali. Però io pensavo trovare una sistemazione subito, perché sono venuto qua in marzo e pensavo che da luglio potrei andare sulla costa a un posto come Rimini per lavorare. E quindi lavorare e avere dei soldi per pagarmi un affitto e avere una vita normale. Io parlo magari 4 lingue, o anche 5 perché parlo un po' del cinese. Però infatti questo non mi ha fatto trovare un lavoro comunque e quindi è perché non ho trovato una sistemazione che io aspettavo che sono finito così, come dici. Perché prima in Svizzera ho avuto anche una periodo per strada, ma che era molto più breve e che era un po' di transizione. La vita per strada proprio l'ho scoperto qua in Italia perché in 7 mesi quasi 8 in Italia, più o meno tutto è stato fatto per strada. Come mai sei passato dalla Francia alla Svizzera? Io dico che sono arrivato in Svizzera il 15 o 16 di maggio del 2016. Sì. Io in Francia, quando ero piccolo, ero in una scuola normale, dopo le collège, che sarebbe la scuola media, l'ho fatto in una classe tipo speciale per i ragazzi più intelligenti che la normale, che hanno un quoziente intellettuale più di 130. Okay. Dopo ho fatto il liceo, la scuola superiore normale, scientifico, ho avuto il diploma e dopo all'università ho validato solo un anno di laurea di lingue, dove che si studia economia, diritto e che c'è tante classi di spagnolo e inglese. Non ho questa laurea perché ho fatto solo un anno che ho validato e se la voglio devo fare ancora 2 anni. Io praticamente ero alla facoltà di lingue, quindi a 17 anni, quindi c'è anche una periodo di che non parlo io, enfin, che non voglio spiegare comunque. E ti dico che dopo, se vuoi, riprendiamo la storia, arrivo in Svizzera il 15 di maggio 2016. C'è un buco. Non dico niente io. Un ragazzo come te, possibile che non c'è nessuno in una parte del mondo, che sia in Svizzera, in Francia? Sì, io in Svizzera ho amici, non posso ancora 100% andare prima del 15 di novembre. Perché io in Svizzera uno può stare 6 mesi ogni 12 mesi. E io sono qua da 8 mesi, perché prima in Svizzera sono rimasto più di 6 mesi. E quindi ero in teoria illegale. In Francia ti dico che non ho guardato contatto con nessuno perché non ho cellulare, non ho Facebook, non parlo più con nessuno che conoscevo in Francia. Ok, però cioè, se io ti dessi un telefono da chiamare qualcuno che ti viene a dare una mano, non c'è questa persona. Non ho il numero comunque. Non hai il numero, ok. E magari in Svizzera avrei degli amici, okay. Ma il problema è che in Svizzera non ero neanche tanto ricco, quindi vuol dire che i ragazzi che conosco hanno anche delle situazioni precarie. Sono arrivato in Italia il 15 marzo, sono arrivato a Como, sì. Dopo sono stato 20 giorni a Como e dopo ho girato un poco in diverse città, quindi Como, dopo Cantù, Monza, sì. Milano, Sondrio, Tirano, Brescia, quindi Torino, e dopo piccoli paesi tipo Settimo Torinese, Brandizzo, Carmagnola, Fossano. Sei qua a Tortona da 29 giorni. Io non so, però praticamente qua, io pensavo venire qua e solo transitare qua, perché qua c'è la stazione che non chiude. E questo è ciò che mi ha fatto rimanere qui all'inizio, anche se non c'era nient'altro qui.
perché qua non c'è lavoro, però c'è la stazione che è l'unica della zona che non chiude e dove che i carabinieri ti lasciano stare. Io praticamente ho due coperte, ma non ho un sacapero, non ho una giacca invernale. Una volta qui ho conosciuto gente e adesso sono qua da un mese e mi sono avvicinato con delle persone. E praticamente se oggi io rimango qui non è più per la stazione, ma è perché conosco gente qua e che praticamente sono anche un po' stanco di sempre girare. Perché le altre zone sono stato meno tempo e alla fine ho avuto relazioni più superficiali. Se tu fai questo tipo di vita, dopo sei un po' stanco, cioè, hai anche voglia di magari fermarti un po' per conoscere gente più... Se rimango alla tua zona, più soprattutto perché c'è la gente che a chi mi sono affezionato. Gente un po' in giro, sì, beh, quello che mi ha portato stasera. Ma lui, lui li conosco come un pizzaiolo che mi fa delle promozioni. Ma c'è anche altre gente che conosco e che non hanno con me una relazione di pizzaiolo a cliente. La tua giornata tipo com'è? La mia giornata tipo inizia alle 5. Quando c'è un poco il casino che arriva in questa sala okay. d'attesa. Perché praticamente... tu dormi su questa sedia. Sì, qua di dietro. Sì, certo. Non per terra, giusto? No, perché per terra sarei illegale, quindi i carabinieri potrebbero mandarmi via ogni momento. Non è che tu dormi male, perché non fa tantissimo freddo adesso e alla fine tu puoi dormire 5 ore senza che nessuno ti disturba. Invece... Ciò che è difficile è che quando la gente arriva e ti guarda, tu ti senti male, perché tu sei qua e questa gente che ti guarda, tu sai che magari potrebbe essere un ragazzo con chi avresti parlato in tempo, sì. in un attimo normale e che certo. adesso ti guarda male. Magari se io fossi lui, anche io mi guarderei come strano, perché è vero che praticamente dormire in stazione è strano, quindi... Io dormo sulla sedia, così al mattino quando arriva la gente si potrebbe quasi pensare che io fossi un viaggiatore che si è addormentato. Se tu dormi sul suolo sdraiato, il sguardo è completamente diverso, perché tu non c'è più nessun dubbio, è proprio un altro livello di sguardo. Io alle 5 di solito mi sveglio e praticamente non dormo dalle 5 o 6 fino alle 8. Dopo delle 8 fino a mezzogiorno più o meno è vuota. Dopo ho una roba da fare. Comunque alle 12 c'è la mensa dei cappuccini e quindi verso le 11:45 vado via di questa stazione per andare alla mensa. Ti hanno aiutato molte persone? Ha aiutato molte persone. Aspetta, che penso? Qui a Tortona la gente comunica di più che ti aiuta. In altre zone, tipo Settimo Torinese, la gente mi ha tanta aiutata con soldi, ma parlava poco con me. Qui okay. a Tortona, infatti... Parlano tanto. Come noi. Infatti la gente è... da meno di roba, ma ti vede magari, ti aiuta tanto, nel senso che ti parla tanto. Io in questa sala d'attesa ho parlato con tanta gente. Non è che sono stato aiutato, però almeno sono stato considerato. Nei piccoli paesi la mentalità è proprio buona, c'è un clima che è buono. Per esempio, a Torino, proprio Torino, il sguardo è completamente diverso. E la gente, se tu dormi fuori, non ti guarda neanche, parla male di te frente a te. Dice, questi ragazzi qua sono loro che fanno il male della società. In piccoli paesi la gente ti vede di più come un umano. Di cosa abbiamo bisogno? Tagliare la barba. Sì. Tagliare i capelli. Sì. Beh, oggi c'ho vestiti e comunque è un posto come Tortona, i vestiti ti arrivano bene. Se passare. Guarda che oggi una ragazza mi ha dato questo sacco pieno di vestiti. Cibo? Beh, ce l'ho, però... Perché io ho un buon contatto con i ragazzi. Se non ci fosse questo, il cibo sociale a Tortona non è sufficiente, perché si mangia una volta al giorno. Secondo me è migliore di aiutare magari i cappuccini che fanno una vera mensa e che praticamente aiutano davvero i ragazzi che sono portati a Tortona,
più di questa casa d'accoglienza che non permette niente di sufficiente. Un letto dove dormire, una casa dove stare, una piccola stanza, qualsiasi cosa, una casa popolare e soprattutto un lavoro. Perché la casa popolare ti aiuta magari all'istante, perché ti può dare il cibo, ti può dare un letto, però senza il lavoro non puoi dare un futuro a ciò che vuoi fare. Che tipo di lavoro? Nel mio settore sarebbe bene, tipo le lingue o il turismo, perché è una roba che mi interessa. Però oggi, anche se il mio lavoro dovesse essere di pulire un bagno, lo farei. Se anche volessi metterti a cercare un lavoro, ovviamente, cosa ti blocca? Che cosa ti impedisce di cercare un lavoro a tutti gli effetti? Oggi è proprio la mia faccia. Oggi ho avuto nuovi vestiti, quindi è meglio. Se tu sei postrada da 7 mesi, fisicamente tu sei più debole, se tu non ti cura bene tu non sei più presentabile, come io adesso, che ho una barba lunghissima, non ho una faccia proprio bene, ho anche i capelli troppo lunghi. Tu hai problemi di motivazione, sempre stanco, che tu non vedi l'uscita del tunnel, ti lascia più diventare sporco, ti lascia più diventare non presentabile. Se tu non trovi una sistemazione per poter cambiare questa dinamica, praticamente tu ti chiudi su te stesso, tu ti allontani dalla gente normale, dopo diventa un problema ideologico, che tu sei in opposizione con tutto. Un ragazzo senza lavoro diventa un ragazzo marginalizzato, non vuoi più di questo sistema che non vuole di te. Sai cosa mi ha stupito? Un'altra cosa che mi ha stupito, no? Che nonostante tu abbia vissuto così in questi mesi, sì, sei rimasto lontano dall'alcol, dalla droga. Sì. Cioè, solitamente chi vive in questa condizione cerca rifugio, riparo, sostegno, sì, sì, in quella roba là, no? Tu invece sei riuscito a rimanerci lontano. Sì, ma questo magari è proprio la mia personalità, perché anche al liceo non fumavo sigarette. Mm-hmm. Bevo alcol pochissimo. Io non mi piace questo tipo di roba, perché secondo me danneggiano la tua persona. Questa esperienza, no? Sperando che finisca presto. Sì. Cosa ti ha insegnato? A relativizzare le cose. Vedo gente che sono tanti stressati per delle cose che alla mia scala di vita non sono niente. Se tu non mangi niente del giorno, quando uno dice tu hai rotto il mio pantalone, tu ridi un po', tu relativizzi di più le cose. Anche io ho imparato magari più di tolleranza a non giudicare la gente. Io so che io sono molto giudicabile secondo i criteri normali della società, e invece non è per quello che ho meno valore. Non devi fidarti all'apparenza di qualcuno. Penso che nessuno non vuole essere triste o in un stato malo. Se uno è così è che per forza ci sono delle ragioni che hanno questo stato. E anche semplicemente fisicamente, oggi se non mangio niente un giorno, alla fine sto ancora bene. Prima se saltavo un pranzo magari dicevo no, troppo orribile. Sì. Sai cosa mi piace di te? No. Che hai conservato tantissimo la tua dignità. Solitamente in queste condizioni la prima cosa che si perde è quello. Ed è una roba bella. Perché secondo me i senza fissa dimora non sono senza fissa dimora con il verbo essere, però sono semplicemente ragazzi che dormono fuori. Essere senza fissa dimora non affetta la tua persona, il tuo essere che sei dentro. Mm-hmm. Praticamente è vero che tu dormi fuori, ma secondo me ciò che dovrebbe essere possibile in questo mondo, ma che è molto lontano di questo, è che dormire fuori alla fine non è nient'altro di dormire fuori, e che ognuno dovrebbe essere capace di dire io dormo fuori senza essere giudicato. Magari gli altri vedono di te il ragazzo che sdraiato sul banchino e che puzza a 10 metri, però tu dentro la tua coscienza è uguale di prima. Tu non sei meno umano di prima perché dormi per strada. Non è che tu hai meno diritto di vivere o meno ambizione, solo è che in questa transizione della tua vita, perché ci sono delle ragioni che fanno che sei così, tu dormi per strada, tu rimani un essere umano, tu praticamente non sei un ragazzo della strada. Tu oggi, è vero, dormi fuori, punto.
magari domani starai un direttore d'impresa. C'è anche tanta gente che perché vive per strada, dicono io sono così perché sono per strada, e quindi fanno tipo una cristallizzazione identitaria del legato della strada, che dicono che è di quello che di dove viene la loro identità di personalità. Ma questo secondo me è proprio sbagliato, che alla fine è solo un'apparenza. Praticamente dentro nessuno non è per strada. Secondo me, se uno si vede solo come ciò che sente lui dentro e che ha voglia di fare, invece di come gli altri li guardano, ciò che la società dice di lui, lui può guardare la sua dignità senza problemi. Lasciamo Namor tra le mura della stazione ferroviaria di Tortona, con la promessa di tornare con delle buone notizie per lui. Namor ha 21 anni, è un cittadino europeo e sta cercando un luogo dove vivere ed un lavoro. Se conoscete qualcuno che può aiutarlo, potete scrivere a info@occhiopavese.it. Gireremo direttamente a Namor tutte le vostre email ed offerte. Grazie. Ma secondo me io parlo troppo veloce, no? Tu parli velocissimo. Sì, ma questo è...